Buongiorno ragazze. Allora, ci eravamo lasciate con la tragedia che è successa. Vabbè, nulla di grave, ma comunque qualcosa di grave. Perché stamattina, guardandomi allo specchio, tra l'altro avevo la piccola in braccio, perché ci stavamo preparando appunto per uscire, perché stiamo andando a far colazione, ragazze, vedo in controluce un riflesso tra i miei capelli che erano appunto appena lavati perché ho fatto doccia, tutto quanto, piega, tutto quanto. Un riflesso. Ah, non ci sono i ragazzi in cantiere. Anche perché è brutto No, tempo. non per quello, perché Angelo doveva andare a fare la visita per la moglie. Ah, ok, boh, niente. E comunque, a parte ciò, ragazze, vedo in controluce un capello bianco. Io non so, vabbè, adesso non si vedrà perché ho chiamato mio marito e ho detto: no, scusa, guarda, ma questo qua è biondo o è bianco? Perché mi sto sentendo male, veramente. Io ho solo 32 anni, a ottobre ne faccio 33 quest'anno, ma quindi insomma, comunque ne ho 32. Cioè, com'è possibile che io abbia un capello bianco? Mia madre, se non si facesse la tinta, non dico che sarebbe tutta nera, ma ancora il colore naturale dei capelli ce l'ha praticamente quasi, cioè alcuni sprazzi bianchi, ma insomma ne ha 60, ci sta anche. Ma io ne ho 32, io, com'è possibile? E gli ho detto a mio marito: Marco, vabbè, diventerò tutta bianca in breve tempo, mi amerai lo stesso. Ma ha detto: no, a cercarmene un'altra. C'è un incoraggiamento. Puoi dire qualcosa? No, meglio che stai zitto. Meglio che non parlo. Comunque, vabbè, a parte questa tragedia, ovviamente. Oggi abbiamo l'appuntamento per andare a vedere la cucina. Quindi vediamo un po', perché sembra ci sia un'offertona. Vediamo se non è una bufala. Adesso stiamo andando a far colazione, quindi manca una, vedete? Perché è rimasta a dormire a casa della cuginetta. Come dice lei, ha fatto il pigiama party oggi, cioè ieri, stanotte insomma, ha fatto il pigiama party e dobbiamo dire che non vediamo l'ora che qualcuno si prenda le bambine, ma poi quando non ci sono, sono proprio cioè mancano proprio, mancano proprio dei pezzi, cioè non so, vabbè, quindi nulla, non vediamo l'ora di rivederla, ovviamente. E poi tra l'altro Adele è una che è una bambina molto, sapete, molto, molto. E quindi riempie tanto, quindi la casa è tutta silenziosa, tutta a posto. Cioè, è strano, è strano. E con noi appunto è rimasta la piccola, che è qua piccina, però lei è piccolina. E vabbè, è già in generale già più tranquilla, ecco, di Adele, quindi insomma. E quindi ci stavamo vestendo, ci siamo lavati, vestiti, tutti con calma. Manca un quarto alle 10, quindi è ancora presto. E ci siamo guardati con mio marito e abbiamo detto: ma cioè, era così semplice quando avevamo solo Adele, perché non ci siamo chiaramente resi conto, perché è ovvio che quando hai il primo sembra che tu abbia veramente chissà che cosa, quando è il secondo ancora peggio, e poi ovviamente quando ne hai due e te ne manca uno, mi sembra che sei veramente in vacanza. E quindi è così, è così. E niente, ragazzi, adesso andiamo a fare colazione e andiamo a fare due giri, poi ci vediamo dopo.
Allora, siamo arrivati adesso a casa. Io qua ho l'amica Frezzo che sta facendo cose con la busta. E allora vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Mi porti le scarpine di Adele, per favore? Allora, abbiamo preso un paio di scarpe da Adele perché veramente non ne poteva più dalla vita, cioè. Poi dall'Adidas, e che siamo andati all'outlet. Dove hai preso tu? Ok. Guardate che vi faccio vedere. Sono bellissime. Eccole qua. Le abbiamo preso qui appunto le scarpine, che sono proprio carine, carine, carine. E numero 26. Poi siamo passati da Victoria's Secret. Allora, c'era questa confezione qua di creme mani, che sono bellissime. Bellissime. Allora, ne manca già una perché l'ho donata a mio marito. Almeno quando, da tenere in macchina, almeno quando l'amante sarà in macchina, vedrà che è maritato. Se non lo sapesse, vero? Eh sì. Vabbè, e gli ho donato appunto melone e tè verde. E io mi sono tenuta appunto queste tre. E c'è anche la pochettina. E poi mio marito mi ha fatto la sorpresona e mi ha regalato questo. Cioè, in realtà mi ha regalato anche la crema mani, le creme mani. Però a sorpresa mi ha preso anche questo, che è il beauty, che per chi è della mia generazione, quindi anni 90, insomma, sa benissimo che quando Victoria's Secret non era in Italia, chi andava all'estero e appunto voleva fare un regalo, regalava 90 su 100 appunto questo. È proprio un o questo o le pochettine, quelle un po' più piccole, comunque fatte in questo modo. Tra l'altro è bellissimo perché c'è qua sopra, vabbè, non riesco a farvelo vedere bene, ma ci sono due cerniere. Allora, la prima qua sopra è un portapennelli, poi c'è una tasca, e poi sotto invece qua c'è proprio il, insomma, il beauty grande, e c'è un'altra tasca, quindi bello, ci piace moltissimo. Ora facciamo velocemente la pappa ad Andrea, mangiamo qualcosa anche noi a questo punto, poi arriverà Adele e poi noi dovremo scappare a vedere la cucina. Ok ragazzi, siamo già arrivati, sto aspettando che Marco arrivi, siamo arrivati, adesso entriamo qua da Cucina Arredi, vediamo cosa succede. Oh ragazzi, scusate, dai, non si dice, dai, voglio sapere le tue impressioni a caldo. Così. Non si dice, ma non si dice. Qua c'è qualcosa che mi vibra, ragazzi. Abbiamo il contratto, abbiamo la cucina. Non abbiamo piastrelle, non abbiamo nulla, ma abbiamo la cucina. No, quindi, allora, voglio sapere. Quindi, voglio sapere. Ma perché devi saperlo da me? No, voglio sapere se sei emozionato. Sì, guarda. Allora, siamo contentissimi. Oddio, mi devo mettere la città. Sì, contentissimi. Siamo contentissimi. Allora, felicissimi. Felicissimi. E niente. Ve l'ho detto, abbiamo la cucina e non abbiamo altro. Cioè, non ci abbiamo manco le piastrelle. No. Però abbiamo la cucina, ragazze. Bella, come la volevamo noi. Grande, perché comunque alla fine grande, alla fine l'ho scelta io, ma avevate dei dubbi, mica, ma figuriamoci. Vale. Ho già anche individuato dove sarà il bimbi. Che vergogna. Va bene, e niente, ci siamo ragazze, boh. Gliela facciamo vedere, il disegno? No, poi glielo facciamo vedere. Poi glielo facciamo vedere, Adesso no. Non vuoi svelare, porta sfiga, porta sfiga, ragazzi, porta sfiga. Quindi non ve lo facciamo vedere, però siamo molto soddisfatti. Boh, basta, questo posso dirlo. Siamo molto 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 soddisfatti. Boh. Anzi, poi vabbè, dai, chiudi che devo parlare. Devi parlare liberamente. Sì, dai, devo. Boh, ci vediamo a casa.
qua. Abbiate pazienza, ma io come sempre ho delle difficoltà a chiudere i vlog. Non so se l'avete capito, ma vabbè. E nulla, alla fine delle trasmissioni, cos'è che vi volevo dire durante i saluti? Volevo dirvi che niente, siamo molto contenti, abbiamo scelto la cucina che volevamo, l'abbiamo progettata proprio lì secondo le nostre esigenze, abbiamo cercato di pensare proprio a tutto ed è per questo che io prima di dirvi ragazzi comprate casa oppure ragazzi comprate una cucina, sempre di far prima delle prove. Se avete intenzione di comprare casa, ecco, non compratela subito, fate prima una sorta di convivenza in una casa in affitto o comunque in una casa temporanea, ecco, come ad esempio la nostra. Perché riuscite a capire effettivamente ciò di cui avete bisogno, cioè se voi comprate direttamente casa, cioè non so, vi conoscete, ok, vi sposate, a parte che adesso è più probabile che prima si vada a convivere prima di sposarsi, però vabbè, come abbiamo fatto noi, però vabbè, ognuno fa le sue scelte e, o comunque uno può anche non sposarsi mai, non è che è obbligatorio, però per dire, prima di comunque comprare una casa per tutta la vita o comunque prima di costruire casa, che sarà 90% la casa della vita, ragazze, mi raccomando, fate una sorta di diciamo di convivenza, appunto, in una casa in affitto o una casa temporanea, perché vi rendete effettivamente conto di quali cose avete bisogno e quali cose potete evitare, ecco. Perché assolutamente, ad esempio, la cucina, noi abbiamo avuto anche la fortuna di avere una cucina, lo sapete, la nostra cucina è una cucina di 30 anni fa, quindi anche più di 30 anni fa, quindi una cucina sicuramente molto massiccia, una cucina che non ce n'è più adesso, mi dispiace dirlo, ma purtroppo non ce n'è più, pur quanto uno spenda non ce n'è, però ci siamo proprio resi conto di quali siano proprio le nostre esigenze, anche soltanto in cucina, capito? E quindi, cioè, sono delle banalità, ma ragazze, veramente c'è da pensare ad ogni minimo dettaglio. E noi siamo arrivati con le idee molto chiare. Quindi, proprio perché comunque sono ormai 8 anni che viviamo qua dentro, quindi direi che, insomma, abbiamo le idee molto chiare. Cosa vogliamo e soprattutto cosa non vogliamo. E con questo sicuramente faremo degli sbagli, logico, che capiremo 90% soltanto vivendo la casa, però ne eviteremo tantissimi, ecco, avendo già le idee chiare. E quindi nulla, ragazzi, io direi che siamo contentissimi così. Adesso stiamo anche già guardando la camera da letto, ragazzi, ne abbiamo trovata una bellissima, poi vi farò vedere se la compreremo. Io vi mando un bacio e per questo vlog è tutto, ci vediamo alla prossima.